Le politiche di sostegno dell'economia circolare nel Molise. Questo è il tema centrale della quarta edizione di Ecoforum, una iniziativa che fa il punto sulla situazione complessiva della raccolta differenziata del riciclo in regione, proposta da Legambiente, dall'Unimol e dalla Camera di Commercio. La situazione, diciamo, non è rosea dal punto di vista della gestione dei rifiuti in Molise, però abbiamo dei segnali di miglioramento. Anche quest'anno il trend della raccolta differenziata sta salendo, ci riferiamo ai dati del 2020, con un aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente. C'è molta discrepanza tra i dati dei comuni, abbiamo comuni che raggiungono picchi del 90% di raccolta differenziata, e comuni in cui la raccolta differenziata ancora non si fa. Pesano molto sul dato regionale i dati di Campobasso e Isernia, che diciamo sono i centri che producono più rifiuti. Bene invece fa il comune di Termoli che supera il 70% di raccolta differenziata. Dal punto di vista dell'economia circolare abbiamo l'aumentare di esperienze, oggi raccontiamo esperienze di aziende che fanno biometano da Forsu, quindi la frazione umida della raccolta differenziata da Puglionesi, esperienze di aziende che stanno ragionando sul reimpiego delle plastiche per fare filiera tessile, quindi recupero di fibre per fare tessuti, e anche delle esperienze di recupero dei fanghi di depurazione per la produzione di biometano. Oggi siamo alla nuova edizione dell'Ecoforum sull'economia circolare molisana. È un'occasione in cui, da una parte, premiamo le esperienze più virtuose sulla raccolta differenziata messa in campo dai comuni, e dall'altra invece parliamo anche di quello che c'è dopo la raccolta differenziata, degli impianti che servono a trasformare i rifiuti separati dai cittadini e raccolti in modo differenziato dai comuni in nuova materia. Perché senza l'impiantistica per riciclare i rifiuti a livello industriale non esiste economia circolare che tenga. Senta, dal suo punto di osservazione, come stiamo messi in Italia? E se ha notizie del Molise, naturalmente. Beh, il Molise in questi ultimi anni sta facendo dei passi in avanti, ma che non sono assolutamente sufficienti. C'è un problema oggettivo nella raccolta differenziata di alcuni comuni a partire dal capoluogo di regione, perché Campobasso ha una percentuale di raccolta differenziata ancora troppo bassa. Ci sono alcuni comuni grandi, penso a Termoli, che hanno fatto comunque dei passi in avanti. Nonostante i flussi turistici sono riusciti a raggiungere percentuali di differenziata molto importanti, ma tutti i comuni, da quelli più piccoli al più grande comune molisano, al capoluogo di regione, devono rispettare la legge, devono raggiungere il 65% di differenziata da una parte e devono minimizzare i rifiuti da portare in discarica. Questa è una cosa che compete ai comuni, poi bisogna fare tutti gli impianti per fare in modo che i rifiuti vengano avviati al riciclo. Questo vale per i rifiuti organici, questo vale per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo vale per i rifiuti per, ad esempio, i prodotti assorbenti per le persone, i pannolini, i rifiuti plastici, i rifiuti che arrivano dallo spazzamento delle strade. Insomma, ci sono da fare tutta una serie di impianti industriali che il Molise, come altre regioni del sud Italia, non ha completato, e crediamo sia importante in questa occasione ricordare che serve fare anche l'impiantistica a supporto della raccolta differenziata.